Da cosa è nata l'iniziativa? L'iniziativa nasce dagli appelli fatti dall'arciprete Don Mimmo, il quale diverse volte aveva fatto queste richieste d'aiuto. E quindi non riusciva a non far nulla, quindi insieme alla mia associazione ed altre associazioni che ci stanno collaborando, abbiamo organizzato questo evento musicale di grande numero e con una serie di iniziative collaterali per far sì che la gente possa recarsi in piazza la giornata della Domenica delle Palme e poter donare sia dei fondi per chi lo vuole o dei generi di prima necessità. La vostra associazione di che cosa si occuperà per quella giornata? Allora, noi dinamicamente per la giornata del 24 marzo ci occuperemo dell'organizzazione dei giochi per i bambini, organizzeremo un'olimpiada dei bambini, ci saranno dei giochi un po' per tutti come tira alla fune, come il rubabandiera, giochi alla staffetta, insomma giochi che possono far divertire i bambini con molta semplicità. Abbiamo deciso di mettere uno stand la mattina, la domenica mattina, dove saranno, diciamo così, esposti e poi fatti degustare alla città il nostro dolce tipico, visto il periodo pasquale. La gente che si avvicinerà poi allo stand, e degusterà il prodotto potrà, diciamo così, lasciare un piccolo contributo economico all'interno di una cassetta che, sarà, come tutto il resto, devoluto, alle famiglie di Favara. L'associazione Nicodemo praticamente la mattina intratterrà i bambini con il teatrino dei burattini, raccontando le storie di Giufà e qualche altra storiella della tradizione siciliana. È una bella iniziativa di solidarietà in un periodo particolare dell'anno. Sì, è una bellissima manifestazione, l'augurio è quello che possa riuscire nel migliore dei modi. Gli organizzatori, l'organizzatore Lillo Attardo, con la collaborazione di alcune associazioni della nostra città, hanno raccolto l'invito del nostro arciprete, di Don Mimmo Zambito, di raccogliere i generi di prima necessità per devolverli appunto alle famiglie bisognose. Quindi, l'idea nasce proprio da quello, una giornata di solidarietà e musica. Quindi la Domenica delle Palme, la gente è invitata a partecipare, a questo evento di solidarietà, sarà, diciamo, la mattina ci sarà una giornata interamente dedicata ai bambini, un teatrino, dei gonfiabili e poi invece dalle 17, dal pomeriggio alle 17 fino a mezzanotte ci saranno più di 15 gruppi musicali che si alterneranno, suoneranno gratuitamente per la nostra città proprio per questa manifestazione benefica. Quindi un grazie va a quanti si stanno impegnando, agli organizzatori, a quanti hanno pensato a questa manifestazione. Sì, questa iniziativa io ne vado, diciamo, particolarmente fiero, avendo come delega le politiche giovanili. I giovani finalmente a Favara stanno diventando veri protagonisti della città. Tra l'altro questo evento organizzato ha un fine molto nobile, avendo come fine quello della solidarietà. Infatti durante tutta la giornata verranno raccolti beni di prima necessità per i cittadini che hanno maggiori, diciamo, che si trovano in un periodo di particolare necessità. Quindi invito tutti i cittadini, non solo i giovani, a partecipare a questa giornata che vedrà divisa la mattina con dei giochi in particolare rivolti ai bambini, ma non solo. Ci saranno anche delle esposizioni, dei pittori che dipingeranno, mentre nel pomeriggio avremo dei concerti, quindi invito tutta la cittadinanza a partecipare.